È un progetto LIFE di governance e informazione ambientale. E si svolgerà in Italia e ha avuto un budget di circa 2 milioni di euro e con un finanziamento comunitario di circa 1.200.000 euro, circa il 60%. È iniziato il 1 ottobre del 2017, quindi esattamente un mese e mezzo fa, e durerà 3 anni. Per quanto riguarda il partenariato, vediamo come l'ISPRA è capofila, abbiamo altri 7 partner, abbiamo università, abbiamo istituti di ricerca, abbiamo società private. È un partenariato estremamente diversificato e questo è stato fortemente voluto proprio per l'esigenza di avere all'interno, da un lato, il know-how su quello che è il trapianto di Poseidone Oceanica, quindi dal punto di vista più tecnico-scientifico, ma al tempo stesso importanza di avere nel partenariato soggetti che fossero al tempo stesso stakeholder del processo. Per quanto riguarda il goal del progetto, questo, come abbiamo visto, vuole aumentare l'efficienza e l'efficacia nel processo che va dalla pianificazione al controllo di questi trapianti di posizione oceanica nell'ambito delle procedure VIA, quando questi effettivamente sono prescritti come forma di compensazione. Quindi capiamo bene come una forma di compensazione è l'ultimo anello del processo, la prevenzione, mitigazione, arriviamo al danno, arriviamo alla compensazione. In questo caso quindi noi ci vogliamo inserire proprio per aumentare l'efficienza della pianificazione di questo processo, ovviamente a sostegno dell'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione, e abbiamo visto direttive, ce ne sono parecchie, e qui ovviamente ribadisco l'importanza della nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, così come la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo. Per quanto riguarda gli obiettivi, sicuramente il LIFE Se Posto vuole realizzare degli strumenti operativi efficaci per fare questo. Realizzerà una piattaforma web user-friendly, lavorerà per la realizzazione di linee guida, l'implementazione di manuali tecnico-scientifici, così come corsi di formazione. Poi che altro? Sicuramente avrà l'ambizione di sviluppare buone pratiche che siano sostenibili e replicabili in Italia, a livello nazionale, a livello regionale, così come nell'intero bacino del Mediterraneo. Quindi sono due concetti importanti, sostenibilità e replicabilità, sono due concetti importanti per tutti, ma che nel LIFE, nei programmi LIFE trovano una valenza ancora maggiore. Sostenibilità, i prodotti che vengono fuori da un progetto come questo devono essere sostenibili, devono essere utili dalla fine del progetto fino ovviamente al futuro. E replicabilità, quindi nel momento in cui si sviluppano buone pratiche, ovviamente noi abbiamo l'ambizione di produrre dei prodotti importanti, diciamo, e efficaci a livello nazionale. Nel progetto lavoreremo a livello locale per quanto riguarda una regione, la regione Toscana. L'ambizione è quella di replicare questi prodotti, diciamo, il loro utilizzo in tutte le altre regioni a livello nazionale, e ovviamente poi esportare attraverso un'intensa attività di networking questi strumenti fuori dall'Italia, ovviamente per altre regioni e nazioni che ne possono fare uso. Ultimo punto, e mi riallaccio a quello che diceva l'ingegnere Venditti, l'importanza di diffondere consapevolezza e conoscenza di questo habitat prioritario che è la Poseidone Oceanica e il suo valore. Perché? Questo è un progetto di governance e informazione ambientale. La divulgazione, la disseminazione è un aspetto importante, per nulla secondario, e quindi, come dire, con gli strumenti che forniremo faremo di tutto per diffondere consapevolezza e conoscenza dell'importanza di questo ecosistema anche a un target, a un pubblico più generico, non strettamente tecnico. Qui abbiamo le azioni del progetto, vedete che sono raggruppate in azioni preparatorie, in azioni concrete che costituiscono di fatto un po' l'ossatura del progetto, le azioni volte al monitoraggio dell'impatto del progetto, e le azioni di comunicazione e disseminazione, come dicevo prima, e le azioni di management. Nello specifico farò una breve carrellata io su quelle che sono le azioni concrete e poi farò un piccolo accenno su quelle che sono le azioni di comunicazione. L'intento di questa parte di
di comunicazione è soprattutto quella di sottolineare la complementarietà delle azioni e il flusso di informazioni da un'azione all'altra. Poi nello specifico i relatori che seguiranno, colleghi e partner, ci illustreranno nel dettaglio alcuni aspetti centrali del progetto e approfondiranno alcune questioni. Per quanto riguarda la prima azione, questa è suddivisa in due sottoazioni. La prima è volta proprio a capire quelli che sono gli stakeholder appunto coinvolti nel processo e capire quali sono i loro ruoli, i loro interessi, i loro conflitti, le loro percezioni, e come abbiamo visto insomma un po' dalle relazioni precedenti è un aspetto centrale, fondamentale. Questa analisi degli stakeholder sarà funzionale sicuramente alla seconda sottoazione, che invece è strettamente legata a quelle che è lo studio e l'analisi delle procedure nell'ambito della via, e in questo contesto analizzeremo tutti i casi studio di trapianto di fosa oceanica presenti in Italia attraverso l'utilizzo di una banca dati ISPA di reti ambientali IDEA, e attraverso queste informazioni e tutte le altre informazioni che deriveranno dalle altre azioni del progetto ci sarà la possibilità di aggiornare questo banca dati IDEA, così come di aggiornare e implementare le linee guida via, che abbiamo visto che si è fatto un gran lavoro in questi anni, e appunto per quanto riguarda questo aspetto particolare tematico l'intento è quello di implementare queste linee guida sia per quanto concerne gli aspetti legati alle valutazioni legate alle prescrizioni, sia per quanto concerne la definizione di protocolli e piani di monitoraggio. La seconda azione ha la finalità soprattutto di aggiornare il dato esistente relativamente alle performance di trapianti di fosa oceanica esistenti in Italia. In particolare noi abbiamo selezionato 4 casi studio differenti in siti differenti, e l'intento è quello di prima di tutto definire dei protocolli di monitoraggio ad hoc che potrebbero anche non essere identici o uguali a quelli utilizzati nella prima fase, proprio perché probabilmente sono cambiate le esigenze o perché si va a monitorare un caso studio con una tecnica di trapianto che richiede appunto lo studio e il monitoraggio di descrittori differenti da quelli appunto precedenti. E questo si svolgerà in 2 campagne di monitoraggio, una nell'estate del 2018 e una seconda campagna ridotta nell'estate del 2019. Di questo ve ne parlerà nel dettaglio, come dicevo, insomma, il professor Michele Scardi, e approfondirà la questione. Mi preme dire però che questa azione è strettamente legata a un'altra azione, in questo caso un'azione preparatoria, che ha la finalità di descrivere, di analizzare di questi 4 casi studio. La prima parte, quella più legata agli aspetti procedurali, ovviamente sono informazioni che deriveranno dalla situazione già descritta, ma a queste si aggiungeranno altre informazioni legate appunto all'analisi dei dati pregressi, analisi di monitoraggio esistente per ciascun caso studio, e non solo, ma ci sarà la condivisione di questi casi studio tra partner e stakeholder anche attraverso dei rilievi subacquei mirati per ciascun caso studio. E, per quanto riguarda l'azione successiva, questa è suddivisa anche questa in 2 sottoazioni. La prima è di fatto propedeutica, perché la prima vuole studiare, analizzare quello che è un problema centrale del processo, cioè l'analisi di fattibilità di un trapianto di fosa oceanica. In parole povere, un sito è idoneo o no per un trapianto di fosa oceanica? Vediamo poi in seguito, ce lo racconterà professore Sebastiano Calvo, come effettivamente questo sia un punto cruciale del processo, e quindi tutto verrà eseguito, diciamo, all'interno del posto proprio per implementare indici a disposizione e implementare procedure appunto proprio al fine di migliorare e di capire bene effettivamente se il sito è idoneo o meno per ricevere un'attività di trapianto. La seconda sottoazione di fatto produce il prodotto principale del progetto, un portale web tematico proprio strettamente funzionale alla governance dei
trapianti di posizione oceanica qualora questi appunto vengono utilizzati come forma di compensazione nell'ambito delle procedure IA. Vediamo che perché dico che è centrale perché di fatto in questo portale convoglieranno tutte le informazioni, i dati, la conoscenza e i prodotti stessi derivanti dalle azioni e sottoazioni appena descritte del LIFE e del progetto. Due parole in più su questo portale, è un portale web mobile e sicuramente vuole innovare digitalmente e centralizzare questa governance su questa tematica e avremo la possibilità di archiviare dati, di validare dati, di analizzare dati e di condividere questi dati verso l'esterno. E qui mi ricollego a quello che si è detto precedentemente, che ha descritto bene l'ingegnere Venditti, l'importanza di estrarre informazioni per utenze diversificate. Vediamo che gli stakeholder sono tantissimi, da questo portale potremmo estrarre informazioni di tipo tecnico, scientifiche per il ricercatore, per il tecnico che vuole implementare il suo indice, laddove ovviamente, come dire, il dato sarà disponibile, ma anche importante per il valutatore e controllore che deve validare, diciamo, temperare la prescrizione, ma al tempo stesso potrà essere utile per estrarre informazioni di sintesi che ovviamente saranno estratte in automatico dal portale per lo stakeholder che ha bisogno di informazioni ovviamente di tipo generale o altre informazioni di sintesi che potranno essere invece funzionali a target audience differenti. Immaginiamo associazione ambientalista che ha la necessità di avere informazioni per una divulgazione, ovviamente a un target anche più generico, beh in questo caso sarà possibile, però sarà possibile farlo attraverso un portale dedicato e attraverso un flusso di informazione che è ufficiale, che non è parziale e che è quindi al tempo stesso efficace. Qui vediamo una seconda slide dove in qualche modo possiamo notare l'utilizzo di questo portale di TVP all'interno del processo che appunto avviene in una classica valutazione di impatto ambientale. Vediamo come questo portale può essere utilizzato dal committente qualora ci fosse un danno e quindi deve in qualche modo il committente proporre un'opera al decisore, così come in qualche modo il decisore può utilizzare il PTVP nella sua decisione, nella validazione di quanto proposto dal committente. Vediamo come effettivamente nel momento in cui l'opera si fa, quindi immaginiamo che ci sia un trapianto, come il tecnico possa, ovviamente coordinandosi col committente, possa inserire i dati relativi, immaginiamo il monitoraggio prescritto all'interno del portale in maniera omogenea, chiara e fruibile, e vediamo come il portale può al tempo stesso, come dire, essere utilizzato, come dicevo prima, dal valutatore, dal controllore, che deve necessariamente avere un'informazione corretta, adeguata e completa per valutare appunto la temperanza della prescrizione. E questo è un portale ovviamente tematico e, come dicevamo prima, può essere una costola, diciamo, può essere una parte importante perché strettamente legata a quello che sarà, che è, perché già esiste il portale del Ministero per la valutazione di impatto ambientale. Quindi questo sarà, come dire, una parte tematica che confluirà e che in qualche modo implementerà quello che sarà invece un portale più trasversale già presente al Ministero. L'ultima azione delle azioni concrete, volta proprio alla trasferibilità e alla replicabilità in Italia e nell'intero bacino del Mediterraneo di quelle che sono le soluzioni del progetto, i prodotti del progetto. E vediamo come sono previsti sia dei manuali tecnico-scientifici che dei corsi di formazione. Questi rivolti sia a decisori e valutatori, in questo caso sono informazioni legate più alla valutazione di fattibilità, modalità e controllo dei trapianti di posizione oceanica, e in questo caso ci saranno dei corsi di formazione e degli aspetti importanti esattamente legati all'utilizzo di questa piattaforma, ovviamente, mentre poi altre informazioni più tecniche legate alle buone pratiche, alle procedure operative, di tecniche di trapianto, ovviamente saranno rivolte più specificamente a operatori tecnici. Anche attraverso non solo corsi teorici ma pratici, immaginiamo, diciamo, dei corsi e delle attività di laboratorio. E l'ultima slide per quanto riguarda le azioni
Dicevo, la comunicazione, la disseminazione è fondamentale in questo progetto, non ce ne dimentichiamo, faremo del tutto appunto per divulgare e disseminare le informazioni con gli strumenti propri, diciamo, della comunicazione, l'organizzazione di eventi, prodotti divulgativi, documentari. Vedete che sono passati un mese e mezzo e già qualche prodotto è stato appunto realizzato, un sito web che sarà effettivamente pronto tra pochissimo, e qui vedete l'indirizzo, e sarà attivo veramente già tra pochissimi giorni, così come l'organizzazione di tavole rotonde, un'intensa attività di networking e la produzione di app. Perché? Perché ovviamente la comunicazione da una parte favorisce la disseminazione e la divulgazione di informazioni a un pubblico più generico, ma in questo caso per noi, essendo un progetto di governance e informazione ambientale, implementerà quello che è la disseminazione e la diffusione dell'informazione anche a livello di governance, e quindi anche attraverso eventi che siano strettamente legati e indirizzati a un pubblico generico ma anche un po' più tecnico. Ultimissima slide, vi ripropongo questo rendogramma già visto, insomma, più volte in questo caso, perché volevamo farvi vedere proprio come tutti questi prodotti che deriveranno dal progetto, descritti appunto nella presentazione, saranno di fatto strumenti operativi funzionali ai diversi stakeholder che sono coinvolti nel processo, ognuno ovviamente nel proprio modo, ognuno in maniera diversa. Abbiamo finito e vorrei passare adesso la parola ai nostri colleghi e partner del progetto, e non solo, anche stakeholder, che approfondiranno alcune questioni che ho toccato molto velocemente facendo questa carrellata appunto del progetto. Grazie per l'attenzione.